non ha un passì. Sì, solo allora io faccio lo storico, non fatemi parlare del presente, perché forse avrei anche delle opinioni così radicali che potrei addirittura essere espulso. Il lavoro nero sì, era un'esperienza che intersecava la vita di tutti i migranti che non passavano a Verona, almeno all'inizio, perché, ripeto, anche a Torino nel 1962 il lavoro nero non è che fosse molto diffuso, si trovava lavoro facilmente, ecco, per cui cioè, il primo contatto è comunque quello che noi adesso chiamiamo lavoro nero, cioè lavoro senza pagare tasse né avere contributi, è una condizione normale per la prima emigrazione, poi è in teoria mai vietata in qualche modo, perché ognuno dichiara che è in Germania per lavoro, non deve dire dove lavora, ottiene il permesso di lavoro e poi fa quello che vuole. Cioè, esiste, il lavoro nero è una componente ineliminabile della prima fase di tutte le ondate migratorie, che non vuol dire che quando arriva mio figlio lui c'ha già il lavoro, no, anche se sono in Germania io lo chiamo, comunque ogni ondata, ogni generazione, ogni treno, direi, attraversa per forza l'esperienza del lavoro nero, a meno che arrivi con la migrazione assistita, la cui ratio è proprio questa, creare già il lavoratore strutturato. A Verona firmo il contratto e quindi so dove vado, nella segheria o a Folsburg. Allora, noi, attenzione, noi stiamo... Beh, queste regole. Questo è abbastanza l'esempio di come le regole siano durate molto poco, perché l'integrazione europea di fatto ha consentito la mobilità dei cittadini italiani in tutta l'Europa comunitaria. L'Europa comunitaria allora era Italia, Francia, Germania e Benelux, per cui si emigrava solo dall'Italia. Ora lei immagino voglia dire la stessa ratio la potremmo applicare con chi? Se va a Bellagio non trova, adesso non faccia quegli esempi, parliamo delle metropoli. No, guardi, Monaco e Francoforte, sì. Diciamo, le città che abbiamo visto. Io non ho visto fisica, sì, lontana dalle coste della... Beh, signora, però scusi, cioè, io francamente se l'ordine è questo qua, io trovo qualcosa di inquietante in questo ordine. Forse ad esempio noi non abbiamo spazio per fare questi campi, che però non bisogna chiamare campi, però non mi viene un'altra parola, questi villaggi, dove li facciamo, signora? Ha visto come intorno alle nostre città? E dove... Beh sì, siamo partiti con un controllo sanitario, apra la bocca, tiri giù i pantaloni e tutte queste cose. Sì, per entrare la Germania aveva posto come...
Io adesso non interrogatemi sulla normativa vigente. Io so che per andare negli Stati Uniti mi guardano l'iride e già questo mi terrorizza. Per cui immagino che facciano, e ci vado da turista con la carta di credito in tasca, eppure mi controllano l'iride. E presumo che anche in Italia si facciano controlli così, sulla condizione della persona. Insomma, l'iride mi sembra una cosa bella intima, però adesso va bene. Più dell'impronta digitale, che in fondo. Ah beh, no, adesso no, non volevo entrare in questa lettura. Io qui spengo, spero di non rovinare. Io ringrazio ancora voi, soprattutto perché ma mi porto via la mia pennina, che ci sono anche le lezioni, perché se no. Come sapete, il museo offre un piccolo buffet alla fine delle conferenze e quindi vi aspettiamo di là. Oh, che bella notizia! Chi ne aveva parlato per allora?